paradiso nel forte di Gisinnes. Man mano che risalivamo attraverso la scala del paradiso abbiamo incontrato questi locali che anticamente erano utilizzati come cantine. Grazie al clima che sentiamo freddo umido presente in tutto il periodo dell'anno si potevano conservare e mantenere nel tempo le scorte alimentari che venivano portate in queste strutture, strutture che vedete parzialmente illuminate dalla luce del giorno attraverso delle piccole prese d'aria scavate all'interno della viva roccia. In questa cantina attualmente viene proiettata l'aquila che rappresenta il corpo degli alpini e rappresenta la montagna. La seconda proiezione che vediamo qui all'esterno